Venendo da Arlo, se si imbocca la 126 per Castle Heights, subito dopo il ponte, si arriva a un'immensa fattoria ristrutturata che è stata ribattezzata con il nome ridicolo di Lega Giovanile Castle Rock. Lì hanno 12 piste di bowling, con malandati comandi automatici che generalmente non funzionano mai negli ultimi 3 giorni della settimana. Qualche flipper antiquato, un jukebox con i più grandi successi del 1957, 3 tavoli da biliardo Brunswick e un banco che distribuisce Coca-Cola e patatine fritte e che noleggia anche scarpe da bowling che hanno tutta l'aria di essere state appena tolte dai piedi di qualche ubriacone morto. Il nome del posto è ridicolo perché la maggior parte della gioventù di Castle Rock, la notte, preferisce il drive-in di Jay Hill oppure le corse d'auto di Oxford Plains. Quelli che lo bazzicano sono i tipi più duri di Gretna, Harlow e della stessa Castle Rock. La media è una rissa a sera, nel parcheggio. Cominciai a frequentare quel posto quando ero al 2° anno del liceo. Uno dei miei amici, Bill Kennedy, ci lavorava 3 sere la settimana e se non c'era nessuno che aspettava un tavolo libero, mi faceva fare qualche buca gratis. Non era granché, ma sempre meglio che tornare a casa a Hollis. Fu lì che conobbi Ace Merrill. Nessuno dubitava che fosse il più duro delle 3 città. Guidava una sconquassata Ford del 52 e si diceva che poteva farle fare i 130 in caso di necessità. Faceva il suo ingresso come un re, i capelli impomatati pettinati con la banana, faceva qualche partita a 2 sponde a 10 cents a palla. Era bravo? Provate a indovinare. Pagava una coca a Betsy quando arrivava, poi se ne andavano insieme. Potevate quasi sentire il riluttante sospiro di sollievo dei presenti quando la vecchia porta d'ingresso si chiudeva con un cigolio. Nessuno usciva mai nel parcheggio con Ace Merrill. Nessuno, cioè, tranne me. Betsy Melenfant era la sua ragazza, la ragazza più carina di Castle Rock, penso. Non credo che fosse terribilmente intelligente, ma questo non aveva importanza quando la si guardava. Aveva la pelle più perfetta che avessi mai visto e non grazie all'uso di qualche misterioso cosmetico. Capelli neri come il carbone, occhi scuri, bocca generosa e un corpo che ti mozzava il fiato e che lei non si faceva scrupolo di mettere in mostra. Chi mai si sarebbe azzardato a rimorchiarla e a tenerla calda quando c'era Ace in giro? Nessuno che fosse sano di mente, ve lo dico io. Me ne innamorai di brutto. Non come della ragazza o come nona, anche se Betsy fisicamente era un po' la sua versione giovanile, ma a suo modo era un amore altrettanto serio e disperato. Se vi è mai capitato di prendervi una di quelle travolgenti cotte da adolescenti, sapete come mi sentivo. Lei aveva 17 anni, 2 più di me. Cominciai ad andare alla Lega sempre più spesso, anche le sere in cui Billy non c'era, giusto per poterla vedere. Mi sentivo una specie di osservatore d'uccelli, solo che per me era un gioco disperatamente serio. Tornavo a casa, mentivo agli Hollis su dove ero stato e filavo in camera mia. Le scrivevo lunghe lettere appassionate in cui le dicevo tutto quello che mi sarebbe piaciuto farle e poi le stracciavo. Sognavo di chiederle di sposarmi e di fuggire con lei in Messico. Doveva avere intuito quello che stava succedendo e probabilmente la cosa la lusingava un po' perché era gentile con me quando Ace non era in giro. Mi si avvicinava per chiacchierare, lasciava che le offrissi una coca, sedeva sullo sgabello e strusciava la gamba contro la mia. Una cosa che mi faceva impazzire. Una sera dei primi di novembre bighellonavo lì intorno come sempre, giocando a biliardo con Bill in attesa che lei arrivasse. Ma non erano ancora le 8 e il locale era deserto e fuori gemeva un vento triste che parlava d'inverno. «Faresti meglio a piantarla», disse Bill sparando la nona palla dritta nell'angolo. «Piantare che cosa?» «Lo sai?» «No, non lo so». Aggiunse un'altra palla sul tavolo, fece la sesta e intanto io andai velocemente a infilare una moneta nel jukebox. «Betsy Melenfant!» Allineò con cura la palla e la mandò in sponda. Charlie Hogan ha detto a Ace di come le stai sempre intorno. Charlie pensava che fosse divertente, lei è più vecchia di te e tutto il resto, ma Ace non ha riso. Non è niente per me, replicai io con la bocca arida.
Ed è molto meglio così, ribatté Bill, e in quel momento una coppia di ragazzi entrò e lui dovette andare al banco a prendere un pallino per loro. Ace arrivò verso le 9, solo. Non aveva mai fatto caso a me prima di allora e io avevo quasi dimenticato quello che aveva detto Bill. Quando sei invisibile, finisci per pensare di essere anche invulnerabile. Stavo giocando a Flipper ed ero piuttosto concentrato. Non mi accorsi neppure che il locale era diventato silenzioso e che la gente aveva smesso di giocare. La cosa che pensai subito dopo fu: qualcuno mi ha scaraventato contro il Flipper. Crollai a terra e quando mi rialzai ero terrorizzato e avevo la nausea. Lui aveva fatto inclinare il Flipper facendomi perdere i 3 replay. Se ne stava lì e mi guardava e non aveva un capello fuori posto, il giubbotto militare con la cerniera ancora mezzo tirata su. «Piantala di fare l'imbecille», disse con voce quieta, «o ti cambio i connotati». Uscì. Tutti mi guardavano e io avrei voluto sprofondare nel pavimento finché non mi accorsi che dai loro visi traspariva una certa riluttante ammirazione. Allora mi spazzolai gli abiti con aria indifferente e infilai un'altra moneta nel Flipper. Si accese subito la luce del tilt. Un paio di ragazzi si avvicinarono e mi diedero una pacca sulla spalla prima di uscire, senza dire niente. Alle 11, ora di chiusura, Bill mi offrì un passaggio a casa. «Ti beccherai una scarica con i fiocchi se non stai attento». «Non preoccuparti per me», replicai io. Lui non rispose. 2 o 3 sere dopo, Betsy arrivò da sola, verso le 7. C'era solo un altro ragazzo nel locale, quello strambo quattr'occhi di Vern Tessio, che era stato buttato fuori dalla scuola un paio di anni prima. Non mi ero quasi accorto di lui. Era perfino più invisibile di me. Puntò dritta verso di me e vi venne così vicina che riuscì a sentire il profumo di pulito e di sapone della sua pelle. Mi girava la testa. «Ha saputo quello che ti ha fatto Ace?» esordì. «Non vuole più che parli con te e non lo farò, ma ho pensato a qualcosa di molto meglio». Mi baciò. Poi se ne andò prima che io avessi il tempo di staccare la lingua dal palato. Ripresi la partita come in trance. Non vidi neppure Tessio quando uscì per andare a spifferare tutto. Vedevo solo i suoi occhi neri, neri. Così più tardi, quella sera, finì nel parcheggio con Ace Merrill. E Gesù, la battuta che mi diede. Faceva un freddo tagliente e cominciai a singhiozzare senza preoccuparmi di chi stava a sentire o a guardare, che poi erano proprio tutti. L'unica lampada ad arco illuminava spietatamente la scena. Non riuscii a colpirlo neppure una volta. «Ok», disse alla fine, accucciandosi accanto a me. Non aveva neppure il fiato grosso. Estrasse di tasca un coltello a scatto e lo aprì. 20 centimetri d'argento inondato di luna. «Questo è per la prossima volta. Ti inciderò il mio nome sulle palle». Poi si alzò, mi sferrò un ultimo calcio e se ne andò. Io rimasi lì per altri 10 minuti almeno, tremando sul terreno gelato. Nessuno venne ad aiutarmi o a darmi una pacca sulla schiena, neppure Bill. Betsy naturalmente non si fece vedere. Alla fine mi rimisi in piedi e tornai a casa in autostop. Raccontai agli Hollis che avevo chiesto un passaggio a un ubriaco e che lui mi aveva scaraventato in strada. Non tornai più alla Lega Giovanile. Seppi in seguito che Ace aveva lasciato Betsy non molto tempo dopo e che da allora lei aveva disceso la china sempre più veloce, come un camioncino senza freni. Billy mi raccontò di averla vista una sera al manoir di Lewiston, che cercava di far bere dei tizi. Aveva perso quasi tutti i denti e da qualche parte lungo la strada qualcuno le aveva fracassato il naso. Disse che non l'avrei mai riconosciuta. Ma allora a me non importava già più. Il furgoncino non aveva le gomme da neve e prima che arrivassimo all'uscita per Lewiston slittavamo a tutto andare. Impiegammo 45 minuti per percorrere meno di 35 chilometri. Il casellante di Lewiston prese lo scontrino e i miei 60 cents. «Si viaggia male, eh?» Non rispondemmo. Ormai ci stavamo avvicinando alla nostra destinazione.
Se anche non avessi avuto con lei quel bizzarro contatto muto, l'avrei capito semplicemente dal modo in cui stava seduta sul sedile polveroso, le mani strette sulla borsetta, gli occhi che fissavano la strada con feroce intensità. Sentii un brivido corrermi lungo la schiena. Imboccammo la statale 136. C'erano pochissime auto. Il vento si era fatto ancora più freddo e la neve cadeva più fitta che mai. Dopo Harlow Village superammo una grossa Buick Riviera che dopo un testacoda era andata a finire sul marciapiede. Le frecce erano in funzione e per un istante mi balenò davanti agli occhi la spettrale visione dell'Impala di Norman Blanchett. Ormai doveva essere completamente coperta dalla neve, nient'altro che un lugubre cumulo nell'oscurità. L'autista della Buick mi segnalò di fermarmi, ma io lo superai senza rallentare, spruzzandolo di fanghiglia. I tergi cristalli erano semibloccati dalla neve e dovetti allungare una mano fuori dal finestrino per liberare la spazzola dalla mia parte e riuscire a vedere un po' meglio. Harlow era una città di fantasmi. Tutto era buio e chiuso. Misi la freccia a destra, verso il ponte che conduceva a Castle Rock. Le ruote posteriori slittarono, ma io riuscii a non sbandare. Davanti a me, oltre il fiume, riuscivo a scorgere la sagoma scura del fabbricato che ospitava la Lega Giovanile di Castle Rock. Era sbarrato e aveva un'aria abbandonata. E improvvisamente pensai che era un peccato che ci fosse stato così tanto dolore e morte. Fu allora che Nona parlò. Era la prima volta da quando ci eravamo allontanati dall'uscita per Gardiner. «C'è un poliziotto dietro di noi. Sta... no, la luce intermittente è spenta». Ma quelle parole mi resero nervoso. E forse è per questo che accadde. La statale 136 fa una curva di 90 gradi sulla sponda del fiume dove sorge Harlow e poi procede diritta fino al ponte che conduce a Castle Rock. Superai la prima curva, ma la strada era ghiacciata. Maledì! Il retro del furgoncino ondeggiò e prima che potessi sterzare ero andato a sbattere contro un pilastro d'acciaio del ponte. Il testacoda fu lentissimo e la prima cosa che vidi subito dopo furono i fari dell'auto della polizia dietro di noi. L'autista pigiò sui freni, scorsi i riflessi rossi nella neve che cadeva, ma il ghiaccio fregò anche lui. Venne a sbatterci proprio addosso. Un urto assordante e io fui sbalzato nel grembo di Nona, ma perfino nella confusione di quel momento ebbi il tempo di avvertire la liscia compattezza delle sue cosce. Poi tutto si fermò. Ora la luce sul tettuccio dell'auto della polizia era accesa. Proiettava ombre azzurre sul cofano del furgone e sulle travi d'acciaio innevate del ponte Harlow Castle Rock. Anche la luce interna si accese quando il poliziotto scese. Se non fosse stato proprio dietro di noi, non sarebbe accaduto. Quel pensiero continuava a ronzarmi nella testa come la puntina di un giradischi che gira sempre nello stesso solco. Sorridevo di un sorriso teso, congelato, mentre nel buio cercavo a tentoni sul fondo del furgoncino qualcosa con cui colpirlo. C'era una cassetta degli attrezzi aperta. Trovai una chiave inglese e la posai sul sedile tra Nona e me. Il poliziotto si chinò sul finestrino e nella luce bluastra del lampeggiatore il suo viso aveva la mutevolezza di quello di un demone. Andavi un po' troppo veloce per questo tempaccio, ragazzo? E lei non mi seguiva un po' troppo da vicino per questo tempaccio? Domandai io. Forse arrossì. Difficile capirlo in quella luce che andava e veniva. Hai voglia di litigare, ragazzo? Sì, se sta cercando di addossare a me la colpa dell'ammaccatura della sua auto. Vediamo la patente e il libretto di circolazione. Presi il portafoglio e gli tesi la patente. E il libretto? Il furgone è di mio fratello. Il libretto di circolazione ce l'ha lui. Ah, davvero? Mi guardava fisso, cercando di farmi abbassare lo sguardo. Quando si accorse che non ce l'avrebbe fatta, spostò la sua attenzione su Nona. Avrei potuto strappargli gli occhi per quello che lessi in quel momento nei suoi occhi. Come ti chiami?
Cheryl Craig, signore. E che cosa ci fai in giro con il furgone di tuo fratello nel bel mezzo di una tempesta di neve, Cheryl? Andiamo a trovare mio zio. A Rock? Sì, infatti. Non conosco nessun Craig a Castle Rock. Si chiama Edmonds, sta a Bowen Hill. Davvero? Fece il giro del furgone per andare a leggere la targa. Io aprii lo sportello e mi sporsi per vedere. Stava annotando il numero. Quando tornò ero ancora in quella posizione, illuminato dalla vita in su dai fari della sua auto. Adesso... Che cos'è quella roba, ragazzo? Non ebbi bisogno di guardarmi per capire di che cosa stesse parlando. Un tempo pensavo che se mi ero messo così in mostra era stato soltanto per distrazione, ma adesso che scrivo, comincio a cambiare idea. Non credo che si trattasse di distrazione. Il fatto è che volevo che lui vedesse. Impugnai la chiave inglese. Che cosa intende dire? Lui fece due passi verso di me. Ti sei fatto male, tagliato direi. Meglio, mi avventai su di lui. Nell'incidente gli era caduto il cappello ed era a testa nuda. Lo colpii proprio sopra la fronte. Non ho mai dimenticato il rumore che fece, come un panetto di burro che cade su un pavimento duro. Sbrighiamoci, disse Nona. Poi mi posò una mano sulla nuca. Era fresca come l'aria in una dispensa. La mia madre adottiva aveva una dispensa. Strano come si ricordino certe cose. Lei mi ci mandava a prendere la verdura d'inverno. La inscatolava lei stessa. Non in vere lattine, naturalmente, ma in grossi vasetti Mason, quelli con la guarnizione di gomma che si infila sotto il coperchio. Un giorno scesi a prendere un barattolo di fagioli per la cena. Le conserve erano tutte in scatole, contrassegnate con la calligrafia chiara della signora Hollis. Ricordo che sbagliava sempre a scrivere lamponi, cosa che allora mi riempiva di una segreta superiorità. Quel giorno tralasciai i vasetti con su scritto lamponi e andai nell'angolo dove teneva i fagioli. Era fresco e scuro. Le pareti erano di semplice terra bruna e d'inverno trasudavano con torti rivoletti di umidità. L'odore era un effluvio tenue, misterioso, fatto di cose vive e di terra e verdura conservata, un odore straordinariamente simile a quello delle parti intime di una donna. In un angolo c'era una vecchia stampatrice malandata, lì da molto prima che arrivassi io e con cui di tanto in tanto giocavo, fingendo che funzionasse ancora. Mi piaceva tantissimo quella dispensa. A quei tempi avevo 9 o 10 anni, era il mio posto preferito. La signora Hollis si rifiutava di metterci piede e sarebbe stato lesivo alla dignità del marito scendere a prendere la verdura. Così ci andavo io e annusavo quell'odore così segreto, così tipico della terra e mi crogiolavo nei suoi angusti confini di ventre materno. L'unica luce veniva da una lampadina polverosa che aveva appeso il signor Hollis, probabilmente prima della guerra boera. A volte muovevo le mani e mi divertivo a creare sulla parete sagome di conigli enormi e assurdamente allungate. Presi i fagioli e stavo per tornare di sopra quando udii una specie di fruscio sotto una delle vecchie scatole. Mi chinai a sollevarla. C'era un ratto marrone là sotto, sdraiato su un fianco. Ruotò la testa verso di me e mi fissò. I suoi fianchi sussultavano con violenza e digrignava i denti. Era il ratto più grosso che avessi mai visto e mi chinai per osservarlo meglio. Stava partorendo. 2 piccoli, glabri e ciechi, stavano già succhiando al seno. Un altro era fuori soltanto a metà. La madre mi guardava, inerme, eppure pronta a mordere. Avrei voluto ucciderla, ucciderli tutti, spiaccicarli, ma non potei. Era la cosa più orribile che avessi mai visto. Mentre ero lì, un ragnetto scuro, uno di quelli con le zampe lunghissime, strisciò rapidamente sul pavimento. La madre lo ghermì e lo mangiò. Fuggii. Sulle scale inciampai e ruppi il vaso di fagioli. La signora Hollis mi picchiò e da allora non scesi più nella dispensa, a meno che non ci fossi costretto. In piedi guardavo il poliziotto, perso nei ricordi. «Sbrighiamoci!» disse ancora Nona.
Lui era molto più leggero di Norman Blanchett, o forse era solo un'impressione perché l'adrenalina scorreva più rapida dentro di me. Lo sollevai tra le braccia e lo trasportai fino all'orlo del ponte. Riuscivo appena a distinguere la cascata a valle e a monte il traliccio della ferrovia GS&WM era soltanto un'ombra tetra, simile a un patibolo. Il vento notturno gemeva e ululava e la neve mi frustava il viso. Per un momento tenni il poliziotto stretto al petto, come un neonato che dorme, poi ricordai chi era realmente e lo scaraventai oltre il bordo e tornai indietro nel buio. Risalimmo sul furgone e feci per mettere in moto, ma non partì. Provai e riprovai finché non sentii l'odore pungente della benzina che usciva dal carburatore ingolfato e allora rinunciai. «Vieni», dissi. Salimmo sull'auto della polizia. Il sedile anteriore era ingombro di moduli, multe e portablocchi. La radio a onde corte sotto il cruscotto crepitava. «Unità 4, rispondete! Unità 4!» Mi chinai a spegnerla e mentre cercavo l'interruttore giusto urtai contro qualcosa. Era un fucile ad aria compressa, probabilmente proprietà personale del poliziotto. Tolsi la sicura e lo tesi a nona. Lei se lo mise sulle ginocchia. Ingranai la marcia indietro. L'auto si era ammaccata qua e là, ma funzionava. Le gomme da neve avevano un'ottima presa sul ghiaccio. Poi arrivammo a Castle Rock. Le case, a eccezione di qualche vecchia roulotte lontana dalla strada, erano scomparse. La strada non era neppure stata sgombrata dalla neve e non c'erano tracce di pneumatici, tranne quelle che noi ci lasciavamo dietro. Enormi abeti carichi di neve ci circondavano. Mi facevano sentire minuscolo e insignificante, come una briciola smarrita nella gola di quella notte. Erano le 10 passate. Durante il mio secondo anno all'università non feci molta vita sociale. Studiavo sodo e lavoravo alla biblioteca a mettere via libri, a riparare rilegature, a imparare a catalogare. E in primavera c'erano le partite di baseball. Verso la fine dell'anno accademico, proprio prima degli esami, ci fu una festa in palestra. Io non avevo niente da fare. Avevo appena finito di preparare i primi due esami, così decisi di farci un salto e, dato che avevo il dollaro dell'ingresso, entrai. La sala era buia e affollata, puzzava di sudore e l'atmosfera era quella frenetica che c'è sempre alle feste di un college prima che si abbatta l'ascia degli esami finali. C'era sesso nell'aria. Non c'era bisogno di annusare. Bastava quasi allungare le mani e afferrarlo, come un pezzo di stoffa pesante e umida. Si capiva che dopo si sarebbe fatto l'amore, o almeno quello che passa per amore. La gente l'avrebbe fatto sotto le gradinate, nel parcheggio, negli appartamentini, nella casa dello studente, e a farlo sarebbero stati uomini, ragazzi disperati, con la cartolina rosa a un passo dietro di loro, e graziose studentesse che quell'anno si sarebbero ritirate dall'università e sarebbero tornate a casa a mettere su famiglia. Si sarebbe fatto tra lacrime e risate, da sbronzi e da sobri, con mille paure, senza inibizioni. Ma soprattutto si sarebbe fatto in fretta. C'era qualcuno solo, ma non erano molti. Non era serata da star soli. Io scivolai verso la pedana su cui stava l'orchestra. Mentre mi facevo più vicino, il ritmo, la musica divennero una cosa palpabile. Dietro l'orchestra erano stati collocati a semicerchio gli amplificatori e potevi quasi sentire i tuoi timpani sbattere avanti e indietro a ogni segnatura del contrabbasso. Mi appoggiai alla parete e rimasi a guardare. I ballerini si muovevano seguendo schemi prestabiliti, come fossero terzetti e non coppie, il terzo ballerino tra gli altri due, con i piedi che si agitavano sulla segatura che ricopriva il pavimento lucido. Non vidi nessuno che conoscevo e cominciavo a sentirmi un po' solo, ma non in modo sgradevole. Ero in quella fase della serata in cui ci si immagina che con la coda dell'occhio tutti guardino proprio te, il romantico sconosciuto. Circa mezz'ora dopo uscii e andai a prendere una coca nell'ingresso. Quando tornai, in sala qualcuno aveva iniziato una specie di danza in cerchio e io mi ci ritrovai dentro, con le braccia posate sulle spalle di due ragazze che non avevo mai visto prima. Continuammo a girare, a girare. Eravamo almeno 200 e occupavamo metà palestra.
Poi una parte si sciolse e 20 o 30 persone formarono un altro cerchio all'interno del primo e presero a ruotare nel senso opposto. Era una cosa che mi faceva girare la testa. Vidi una ragazza che assomigliava a Betsy Mellenfant, ma sapevo che era pura immaginazione. Quando la cercai di nuovo non riuscii più a scorgerla. Quando finalmente il cerchio si ruppe, non mi sentivo per niente bene. Ero debole e fiacco. Mi avviai verso le gradinate e mi sedetti. La musica era troppo alta, l'aria troppo spessa. La mia mente continuava a vagabondare chissà dove. Mi sentivo in testa il battito del cuore, proprio come succede dopo una sbronza colossale. Prima pensavo che quello che successe dopo accadde perché ero stanco e un po' nauseato da tutto quel girare in tondo, ma come ho già detto in seguito, scrivere mi ha aiutato a vedere più chiaro. E ora non ci credo più. Sollevai di nuovo gli occhi su di loro, su tutta quella bella gente che si dimenava nella semioscurità. Mi sembrò che gli uomini fossero terrorizzati, le loro facce allungate fino a trasformarsi in maschere grottesche. Era comprensibile. Le donne, le studentesse con i loro maglioni, le gonne corte, i pantaloni scampanati, si stavano tutte trasformando in ratti. In un primo momento la cosa non mi spaventò. Ridacchiai perfino. Sapevo che quello che stavo vedendo era una sorta di allucinazione e per un po' riuscii a osservare la scena in modo quasi clinico. Poi una ragazza si alzò in punta di piedi per baciare il suo compagno e questo fu troppo. Una faccia pelosa, contorta, con gli occhietti neri e piccoli che si sollevavano, la bocca che si spalancava a rivelare i denti. Me ne andai. Nell'ingresso mi fermai un momento, esitando. C'era un bagno al piano terra, ma io lo superai e salii le scale. Lo spogliatoio era al terzo piano e l'ultima rampa dovetti farla di corsa. Spalancai la porta e mi precipitai verso uno dei gabinetti. Vomitai tra il puzzo di linimento, di tute sudate, di cuoio unto. La musica era molto lontana e il silenzio quasi perfetto. Mi sentii meglio. Eravamo arrivati al segnale di stop di Southwest Bend. Il ricordo della festa mi aveva eccitato senza che ne capissi il motivo. Cominciai a tremare. Lei mi guardò, sorridendo con i suoi occhi scuri. «Adesso?» Non riuscii a risponderle. Tremavo troppo forte. Annuì lei per me, lentamente. Lasciai la statale 7 e imboccai un sentiero che d'estate doveva essere adibito al trasporto dei tronchi. Non mi inoltrai troppo, avevo paura di finire intrappolato nel sottobosco. Spensi i fari e subito i fiocchi di neve cominciarono silenziosi a raccogliersi sul parabrezza. «Ami?» chiese lei quasi gentilmente. Un suono mi scaturì dalle labbra. Quasi mi fosse tirato fuori a forza. Credo che in un certo senso fosse l'espressione verbale dei pensieri di un coniglio preso al laccio. «Qui», disse lei. «Qui, adesso». E fu l'estasi. Quasi non ce la facemmo a tornare sulla strada principale. Era passato lo spazzaneve, luci color arancio che balenavano e ammiccavano nella notte, e aveva gettato un immenso cumulo di neve proprio dalla nostra parte. C'era una pala nel bagagliaio dell'auto. Impiegai quasi mezz'ora per aprire un varco e ormai era quasi mezzanotte. Lei intanto aveva acceso la radio della polizia e ascoltammo quello che già sapevamo. I corpi di Blanchette, del ragazzo del furgone, erano stati ritrovati. Sospettavano che ci fossimo impadroniti dell'auto della polizia. Il nome del poliziotto era S. Gian, un nome proprio buffo. Una volta c'era un giocatore in campionato che si chiamava S. Gian. Credo che giocasse nei Dodgers. Forse avevo ammazzato un suo parente. Non mi turbò sapere il nome del poliziotto. Ci seguiva troppo da vicino e ci aveva intracciato la strada. E ritornammo sulla strada principale. Sentivo la sua eccitazione, intensa, bruciante. Mi fermai il tempo necessario per pulire il parabrezza, poi ci rimettemmo in marcia. Ci dirigemmo verso la zona ovest di Castle Rock e io sapevo già dove avrei dovuto voltare.
Un cartello incrostato di neve indicava che quella era la strada per Stake Pole. Lì lo spazzaneve non era ancora arrivato, ma prima di noi era passato un altro veicolo. Le tracce di pneumatici erano ancora fresche nella neve che turbinava incessante. Un chilometro e mezzo. Un chilometro. La sua ansia feroce, il suo bisogno giunsero fino a me e cominciai a sentirmi di nuovo nervoso. Imboccammo una curva ed eccolo lì, il furgone dell'azienda elettrica, arancio brillante e lampeggiatori pulsanti color sangue. Bloccava la strada. Non potete immaginare la sua rabbia, la nostra rabbia in realtà, perché ormai, dopo quello che era accaduto, eravamo davvero una cosa sola. Non potete immaginare la devastante sensazione di paranoia, la convinzione che ormai tutto era contro di noi. Erano in due. Uno era soltanto un'ombra curva nell'oscurità, l'altro aveva una torcia elettrica. Venne verso di noi la luce che ballonzolava come un occhio rosseggiante. E non c'era solo l'odio. C'era la paura. Paura che tutto ci venisse strappato proprio all'ultimo momento. Stava urlando. Tirai giù il finestrino. «Non potete passare per di qua. Tornate per la strada per Bowen Road. Non potete...» Scesi dalla macchina, sollevai il fucile e glielo scaricai addosso. Fu scaraventato contro il furgone arancio e il rinculo mi fece barcollare. Scivolò a terra un centimetro per volta, fissandomi incredulo, poi cadde nella neve. «Ci sono altri proiettili?» chiesi a Nona. «Sì», me li diede. Io aprii il fucile, tolsi i bossoli e lo ricaricai. L'altro si era raddrizzato e osservava stupefatto la scena. Mi gridò qualcosa che il vento si portò via. Sembrava una domanda, ma non aveva importanza. Stavo per ucciderlo. Mi mossi verso di lui, che rimase fermo, guardandomi. Non si mosse neppure quando sollevai il fucile. Non credo che si fosse reso conto di quello che stava accadendo. Credo pensasse fosse solo un sogno. Sparai un colpo, troppo basso. Una raffica di neve gli esplose davanti, investendolo. Allora urlò un urlo pieno di terrore e corse, superando con un balzo incredibile il palo della luce che era caduto sulla strada. Sparai un secondo proiettile e lo mancai ancora. Ed ecco che era scomparso nel buio e io potevo dimenticarlo. Non ci intralciava più la strada. Tornai alla macchina. «Dovremo camminare», dissi. Superammo il cadavere, calpestammo il cavo elettrico e ci mettemmo in cammino, seguendo le orme ben distanziate dell'uomo che era fuggito. In certi punti la neve le arrivava quasi alle ginocchia, ma mi precedeva sempre di un po'. Ansimavamo tutti e due. Arrivammo a una collina e scendemmo lungo un pendio. Su un lato c'era una baracca abbandonata, con le finestre senza vetri. Lei si fermò e mi afferrò il braccio. «Là», disse indicando il lato opposto. Aveva una stretta forte e mi faceva male perfino attraverso il cappotto. Sul suo viso un'espressione di feroce trionfo. «Là!» Era un cimitero. Arrancammo sull'argine e ci arrampicammo sopra un muro di pietra coperto di neve. Ero già stato lì, naturalmente. La mia vera madre era di Castle Rock e sebbene lei e mio padre non vi avessero mai vissuto, era lì che erano sepolti. Era stato un regalo fatto a mia madre dai suoi genitori che erano vissuti ed erano morti a Castle Rock. Durante quella faccenda con Betsy, io c'ero venuto spesso a leggere le poesie di John Keats e Percy Shelley. Immagino che voi la considererete una cosa sciocca da ragazzino, ma io non lo pensavo. Non lo penso neppure adesso. Mi sentivo vicino a loro, confortato. Ma dopo che Ace Merrill mi aveva picchiato, non c'ero più tornato. Fino a quella sera, quando mi ci condusse Nona. Scivolai e caddi nella neve farinosa, storcendomi una caviglia. Mi rialzai e ripresi a camminare, usando il fucile come una stampella. Il silenzio era infinito e incredibile. La neve cadeva morbida, perpendicolare, accumulandosi sulle lapidi e sulle croci, seppellendo tutto tranne le punte corrose dei portabandiera, su cui le bandiere sventolavano soltanto durante il Memorial Day o il Veterans Day. Il silenzio era sacrilego nella sua immensità e per la prima volta
provai terrore. Lei mi guidò verso una costruzione di pietra eretta sul fianco della collina, in fondo al cimitero. Una cripta, un sepolcro imbiancato dalla neve. Aveva una chiave. Io sapevo che lei avrebbe avuto una chiave e ce l'aveva. Soffiò via la neve dalla serratura della porta e vi infilò la chiave. Il rumore dei perni che giravano sembrò graffiare l'oscurità. Si appoggiò alla porta che si aprì ruotando sui cardini. L'odore che venne verso di noi era fresco come l'autunno, fresco come l'aria nella dispensa degli Hollis. Riuscivo a vedere solo poco oltre la soglia. C'erano foglie morte sul pavimento di pietra. Lei entrò. Si fermò. Si voltò a guardarmi. «No», dissi io. «Ami», chiese lei e rise di me. Io rimasi in piedi nel buio, con la sensazione che tutto cominciasse a mescolarsi insieme, passato, presente, futuro. Volevo correre, correre e urlare, correre abbastanza in fretta da riportare indietro il tempo e cancellare tutto quello che avevo fatto. Nona rimase lì a guardarmi, la ragazza più bella del mondo, l'unica cosa che fosse mai stata mia. Con le mani fece un gesto sul suo corpo. Non vi dirò che gesto fosse. Lo sapreste se l'aveste visto. Entrai. Lei chiuse la porta. Era buio, ma riuscivo a vedere benissimo. L'interno era illuminato da un fuoco verde che bruciava piano e lingue di fuoco correvano lungo le pareti e serpeggiavano attraverso il pavimento ingombro di foglie. Al centro della cripta c'era una bara, ma era vuota. Intorno a essa, come per un'antica offerta nuziale, erano sparpagliati petali di rosa avvizziti. Lei mi chiamò con un cenno, poi indicò la porticina in fondo, piccola, anonima. Mi spaventò. Credo che in quel momento sapessi. Lei mi aveva usato e rideva di me. Ora mi avrebbe distrutto. Ma non potevo fermarmi. Andai a quella porta perché dovevo. Il contatto mentale funzionava ancora e quello che provavo era gioia. Una gioia terribile, folle e trionfo. Allungai una mano tremante verso la porta. Era coperta di fuoco verde. L'aprii e vidi che cosa c'era. Era la ragazza, la mia ragazza, morta. I suoi occhi vuoti fissavano i miei. Emanava un odore di baci rubati. Era nuda ed era stata aperta dalla gola all'inguine, il corpo trasformato in un enorme grembo. E lì dentro viveva qualcosa. I ratti. Non potevo vederli, ma li sentivo che si agitavano dentro di lei. Sapevo che fra un momento la sua bocca avvizzita si sarebbe aperta e lei mi avrebbe chiesto se amavo. Indietreggiai, il corpo intorpidito, il cervello che galleggiava in una nube scura. Mi volsi verso Nona. Rideva, tendendo le braccia verso di me. In un improvviso lampo di comprensione io seppi. L'ultimo test, l'ultimo esame, lo avevo superato ed ero libero. Tornai a voltarmi verso la soglia e naturalmente non c'era niente se non un cubicolo di pietra vuoto con foglie morte sul pavimento. Andai da Nona, andai dalla mia vita. Le sue braccia mi circondarono il collo e io l'attirai a me. Fu allora che lei cominciò a cambiare, a incresparsi e a sciogliersi come cera. I grandi occhi scuri divennero piccoli e lucenti, i capelli si fecero spessi e ruvidi e marroni, il naso si accorciò, le narici si dilatarono, il suo corpo ingrossò e si narcò contro di me. Ero tra le braccia di un ratto. «Ami», squittì. «Ami, ami». La sua bocca senza labbra si protese verso la mia. Non urlai. Non c'erano più urla. Dubito che urlerò mai più.
Fa così caldo qui. Non che il caldo mi dia fastidio, non proprio. Mi piace sudare se poi posso fare la doccia. Ho sempre considerato il sudore una cosa buona, una cosa virile, ma a volte, quando fa caldo, ci sono insetti che mordono. Ragni, per esempio. Sapevate che le femmine dei ragni pungono e divorano i loro compagni? Lo fanno subito dopo l'accoppiamento. E poi ho sentito un tramestio nei muri. Questo non mi piace. Ho dovuto cedere al crampo degli scrittori e il pennarello è tutto molle e spappolato. Ma ho finito ora. E le cose hanno un aspetto diverso. Niente sembra più uguale. Vi rendete conto che per un po' loro sono quasi riusciti a farmi credere che avevo fatto tutte quelle orribili cose da solo? Quegli uomini al bar di Joe, il tizio dell'azienda elettrica che fuggì, dissero che ero solo. Ero solo quando mi trovarono, quasi assiderato in quel cimitero vicino alle lapidi delle tombe di mio padre, di mia madre, di mio fratello Drake. Ma questo significa solo che lei se n'era andata. Voi lo capite? Lo capirebbe chiunque. Ma sono contento che se ne sia andata. Lo sono davvero, però dovete capire che lei era stata con me tutto il tempo, in ogni passo che avevo fatto. Adesso mi ucciderò. È meglio così. Sono stanco di questa agonia e dei sensi di colpa e degli incubi. E poi non mi piacciono quei rumori nei muri. Potrebbe esserci chiunque lì dentro o qualunque cosa. Non sono pazzo. Lo so e confido che lo sappiate anche voi. Se dite che non siete pazzi, questo dovrebbe significare che invece lo siete, ma io ormai sono ben oltre questi giochetti. Lei era con me, lei era reale. Io la amo. Il vero amore non muore mai. È così che firmavo tutte le mie lettere a Betsy, quelle che poi strappavo. Ma è stata Nona. È stata Nona l'unica che ho veramente amato. Fa così caldo qui. E non mi piacciono quei rumori nei muri. Ami? Sì. Amo. E il vero amore non muore mai.